Quarto sabato di Pasqua, ascoltiamo la parola di Dio. Dagli Atti degli Apostoli. Il sabato seguente, quasi tutta la città di Antiochia si radunò per ascoltare la parola del Signore. Quando videro quella moltitudine, i giudei furono ricolmi di gelosia e con parole ingiuriose contrastavano le affermazioni di Paolo. Allora Paolo e Barnaba con franchezza dichiararono: era necessario che fosse proclamata prima di tutto a voi la parola di Dio, ma poiché la respingete e non vi giudicate degni della vita eterna, ecco, noi ci rivolgiamo ai pagani. Così infatti ci ha ordinato il Signore: io ti ho posto per essere luce delle genti, perché tu porti la salvezza sino all'estremità della terra. Nell'udire ciò, i pagani si rallegravano e glorificavano la parola del Signore, e tutti quelli che erano destinati alla vita eterna credettero. La parola del Signore si diffondeva per tutta la regione. Ma i giudei sobillarono le pie donne della nobiltà e i notabili della città e suscitarono una persecuzione contro Paolo e Barnaba e li cacciarono dal loro territorio. Allora essi, scossa contro di loro la polvere dei piedi, andarono a Iconio. I discepoli erano pieni di gioia e di Spirito Santo. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo disse Gesù ai suoi discepoli: Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi. E tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire, mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso, ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In verità io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io la farò. Tutti noi abbiamo esperienza di questo. Abbiamo pregato, pregato per la malattia di questo amico, di questo papà, di questa mamma, e poi se n'è andato. Ma Dio non ci ha esaudito. In effetti, quando preghiamo possiamo cadere nel rischio di non essere noi a servire Dio, ma di pretendere che sia Lui a servire noi. Ecco allora una preghiera che sempre reclama, che vuole indirizzare gli avvenimenti secondo il nostro disegno, che non ammette altri progetti se non i nostri desideri. Quante volte abbiamo chiesto una grazia, un miracolo, diciamolo così, e non è accaduto nulla. Poi col tempo le cose sono sistemate, ma secondo il modo di Dio, il modo divino, non secondo quello che noi volevamo in quel momento. Il tempo di Dio non è il nostro tempo. Signore, dattemi la fede, che la mia fede cresca. Chiedere questa grazia di avere fede. Gesù nel Vangelo dice che la fede sposta le montagne, ma avere la fede sul serio. E Gesù davanti alla fede dei suoi poveri, dei suoi uomini, cade vinto, sente una tenerezza speciale davanti a quella fede e ascolta. Che bello quello che ha detto Papa Francesco, no? Davanti alla fede, Dio cade vinto, come che non può dire di no, non può non concedere, non può non, non dare, non, come esprimere questo? Perché la parola viene della domenica, no? Gesù è il buon pastore che non ci fa mancare nulla. Ed è questo Gesù, buon pastore, che continua a manifestarsi attraverso di noi. Immagina la gioia di questi pagani
che hanno sperimentato che anche loro possono essere salvati, che hanno sperimentato che la salvezza può venire anche a loro, che forse avevano detto no, tu non ti puoi salvare, non è possibile. E quindi la bellezza di tutto questo è quella, che è possibile la salvezza per i pani. È possibile che quello che non appartiene al popolo di Israele possa ricevere lo Spirito Santo e salvarsi. Che bello, eh? A volte le nostre parrocchie sono un po' come un posto di, non solo di raduno, potrebbe essere o rischiare di essere un posto di sopravvivenza o di resistenza. Resisto qui in questo posto, è quasi quasi come che aspetto la morte, però quello che non viene in chiesa non so, non mi interessa tanto, no? Ecco perché la parola continua a spingere te, a spingere me, a che la nostra vita, la tua vita di sacerdote, di religioso, di religiosa, la tua vita di papà, di mamma, di cristiano, non sia una qualcosa statico, qualcosa, ecco, di fare, no? Ah, che bel prete, come fa questo, come fa quello. No, o come cristiano quello, come fa. Non è per fare, sai che cosa? Per essere. Essere cristiano. Essere un annunciatore. Essere uno che possa portare ad altro una parola così di salvezza, che possa farsi credibile, cioè che l'altro, il debole, invece di dire, beh, io sono giudicato dalla Chiesa, giudicato da, possa dire, la Chiesa mi ha annunciato la verità. Ho capito che come sto vivendo sto sbagliando, che se sto rubando mi sto facendo del male, che se hai la tendenza a una persona dello stesso sesso, e sta sbagliato, che non è vero amore. Sperimentare il vero amore. E chi te lo fa fare? Chi te lo fa scoprire? Il Cristo, il buon pastore. Ecco perché a me è forte, è un chiamato all'evangelizzazione, alla missione. È questo, no? La gioia che hanno trovato quelli che non avevano Dio di averla trovata. Quante persone dopo o durante la pandemia, che hanno creduto che non esistevano, che non avevano la vita, invece qualcuno le ha portato la parola, le ha portato la vita, no? Ed è così, è così. Ecco perché l'annuncio, tu oggi, a chi le stai annunciando? Hai annunciato a tua famiglia la salvezza? Hai annunciato alla tua famiglia il bisogno della vita eterna? Ecco perché la bellezza della buona notizia. Vedi, è una buona notizia. Non è una notizia vecchia, non è una notizia del fascino della società. È una buona notizia perché porta qualcosa che nessuno lo può ascoltare. Qualcosa che viene annunciato che non si trova, diciamo, nella TV o nel giornale, se no che si trova nella vita. Continua a dire con tutta la Chiesa, Maranatà, vieni Spirito di Dio, vieni su di me, Maranatà.